Non entrare mai nella nuova misteriosa porta SCP-2317 o potresti restare bloccato lì dentro per sempre. Ho creato questo mondo con l'intenzione di trovare il nuovo SCP misterioso. Si tratta di una porta. Io non ne sapevo ancora niente di questo paurosissimo SCP. Pensavo non fosse pericoloso, ma mi sbagliavo. Vado anche in caverna a trovare i primi materiali. Una volta uscito dalla caverna, mi dirigo nel lontano ovest e trovo un villaggio. Abbiamo trovato un villaggio, vedo, eh? Del pane, un po' di legno, dei semi che io non ho mai visto e del riso. Ok, credo sia definitivamente una cosa non normale. Di notte dovrebbe vedersi l'SCP di oggi. Io mi porto con me il letto, però in realtà non dobbiamo dormire perché tecnicamente dobbiamo vedere l'SCP. Perché tecnicamente si vede con le luci. Tutto normale, ma ad un certo punto trovo lui. Cioè, dovete dirmi voi quello che... se vedete qualcosa, perché io faccio un po' di fatica. Qua c'è uno che si chiama Shimoto Yukarin. Mi sembra una sorta di nome giapponese, se posso dirla mia. Ci comunica attraverso la scrittura che se avessi incontrato una porta, non sarei per nessun motivo al mondo dovuto entrare. Io vi devo dire la verità, non è che ormai abbia così tanta paura di questi SCP, di queste cose, nel senso li abbiamo viste di ogni ormai. Cioè io sono esperto e anche voi, cioè nel senso io non ho più paura di queste cose, però sono curioso, mi rimane la curiosità perché queste cose ricordiamo sempre che sono strane, cioè sono cose strane e molto inquietanti, paurose a volte. Però questa dannata porta dov'è? I miei occhi vedono qualcosa lì in fondo. Se vedete anche voi, lì ci sono... c'è un po' di luce. Questa luce o è una casa del villaggio, il che potrebbe essere, oppure tecnicamente l'SCP. Sì, vedete, là c'è una lanterna. Normalmente non c'è una lanterna nei villaggi, o meglio sì, ma quella di Minecraft. Questa non mi sembra quella di Minecraft. Quindi direi di andare su. Ragazzi, se ho trovato l'SCP di oggi, assurdo. Dai, per favore, dimmi che è l'SCP. Per favore, per favore. Ok, allora, raga, questa è la porta di cui le leggende parlano. È assurda. Cioè, tecnicamente, se io ora entrassi... allora, voi vi sembra una porta normale, no? Ma se io la apro e ci entro, mi teletrasporta in un nuovo posto. Ma avete visto che è diventato giorno, eh? Oh, ok, questa cosa è abbastanza inquietante. Ora, onestamente, non so se entrarci, perché non me l'aspettavo. Però, vabbè, direi che non ci fa più paura niente. Sono dentro, aiuto. Allora, non si vede niente, proprio niente, zero, zero, zero. Mettiamoci immediatamente questa cosa qua. Allora, è notte, mi pare. Mi sembra una dimensione molto, ma molto particolare. È tutta quanta fatta di sabbia. Io credo che questa sia di sabbia. Aspettate, mi devo liberare un attimo l'inventario perché è assurda. Devo capire meglio di che cosa si tratta, perché effettivamente non è che io stia proprio ben capendo. Ma raga, ma è assurdo. Ma guardate qua, cioè, non è normale. Una volta dentro, mi ritrovo in una dimensione completamente diversa da quella in immaginata. È tutta strana, ma era solo una dimensione inizialmente. Non pensavo che fosse così tanto spaventosa. Pensavo è la classica dimensione strana, no? C'è un buio unico. Raga, che inquietante. No, 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 io non vado più. Cosa sta succedendo? Raga, perché è così buio? Cioè, non è una dimensione normale, ci rendiamo conto? Io non so cosa mi posso ritrovare davanti adesso. Cos'è sta... no? Tu cosa sei? Cosa vuoi da me? Ok, vai via, vai via. Non ho paura di usare la mia spada in pietra, peraltro. Avrei dovuto farmi delle spade migliori, ma io ho il ferro. Ma avete notato che è diventato giorno di nuovo? Via, vai via. Ehi, no, non ti permettere. Te l'ho detto che ti facevo male, eh? Beh, mi addentro sempre di più. E più cerco di andare avanti, più la mia vita diminuisce. Raga, ma io quanti cuori ho? Ehi, 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 che vuoi? Cosa sei tu? Non mi far male, per favore. Raga, ho solo due cuori e ci sono della gente strana che mi sta seguendo. No. No, 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 no. Mi sa che più vado avanti qua, più perdo vita, raga. Ok, questa è la cosa strana. Il mio personaggio era stato attirato da una strana energia. Io non potevo più controllarlo. Era lui che si muoveva. Raga, guardate, non sto muovendo io il personaggio. No, 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 devo fare qualcosa, raga. Cosa devo fare? Che cosa devo fare? Esco dal gioco, è l'unica cosa. Se no muoio, raga, muoio se non esco.
Ok, per fortuna. Iscriviti, grazie, sei il migliore.